Varato il nuovo governo Conti Bis, l'alleanza tra 5 Stelle e Partito Democratico è cosa fatta. Sarà ora curioso vedere come l'intesa giallorossa si rifletterà anche in ambito locale nei rapporti tra due forze politiche fino a pochi giorni fa parecchio tesi. Ma lei si sente a suo agio con i 5 Stelle? Ma io sempre considerato, non da oggi, il fatto che la radice di alcune delle proposte programmatiche costitutive, diciamo così, del Movimento 5 Stelle era da rintracciare nella cultura di sinistra, progressista, democratica, e ho sempre pensato che prima o poi si sarebbe determinato un incontro. Mi auguro che questo tentativo, questa realtà ormai del governo, possa costituire l'occasione storica perché queste due forze si incontrino nel fuoco della risoluzione dei problemi, delle riforme, dell'innovazione, della capacità di guardare al futuro del nostro paese, che è ciò di cui abbiamo bisogno. Il nuovo governo giallorosso è il più giovane di sempre, composto da 20 ministri, solo 7 le donne. Ma è vero che questo governo sarà un po' maschilista? Mi auguro proprio di no, perché sarebbe fuori tempo, fuori luogo e fuori spazio geografico mondiale, perché oggi le donne sono all'avanguardia. Pensiamo a quello che è accaduto nel Parlamento europeo, nell'Unione europea, dove ai vertici di commissioni di straordinario valore sono state promosse delle donne. E dei due vicepresidenti del Consiglio di cui si parlava, entrambi uomini, io avevo promosso una petizione per una vicepresidente donna. E non è servito, perché non ci saranno vicepresidenti, ma sono certa che ci saranno donne di adeguato livello e di numero significativo dentro il governo e poi ovviamente in tutta la componente dei sottosegretari. Speriamo anche che l'Abruzzo venga valorizzato, abbiamo tanti bisogni, tante necessità, in primis la ricostruzione dei territori colpiti dai diversi terremoti per l'appunto, e quindi speriamo di avere una forza maggiore sul tema della ricostruzione. Su questo ci stiamo battendo.